Ciao amici, viviamo in un mondo fantastico. Ad un primo sguardo possiamo dire di sì. D'altronde molte persone oggigiorno vivono in modo confortevole, ma in realtà basta interessarsi più da vicino dei processi globali e di ciò che avviene sul pianeta per vedere immediatamente che c'è qualcosa che non va. Fin dall'infanzia ci è stato insegnato che il mondo in cui viviamo è tutt'altro che perfetto. Sia in televisione che nella realtà, abbiamo spesso visto ingiustizie, crisi economiche, guerre, inflazione, fame e inquinamento del pianeta. È tutto così brutto? Certo che lo è. La gente sta cercando di combattere tutto questo? Certo che sì. Ma perché non siamo riusciti a relegare al passato tutti questi aspetti negativi e non siamo riusciti a creare un presente radioso? Le menti più autorevoli l'hanno spiegato con parole semplici. È così che funziona il nostro mondo e non c'è niente che possiamo fare. E naturalmente miliardi di persone sul nostro pianeta sono d'accordo con questa opinione e continuano ad esserlo. Siamo abituati a considerare tutto questo come normale. Continuiamo a camminare lungo il sentiero battuto della miseria e della sofferenza, con qualche piccolo progresso periodico. D'altronde non abbiamo visto fino ad ora nulla di diverso. O forse non abbiamo voluto. Ma se ci fossero altre opzioni per la società più perfette e anche in una certa misura naturali, forse queste alternative non vengono raccontate di proposito e noi le abbiamo subito messe da parte come qualcosa di irrealizzabile. Ma cos'è l'ordine sociale e soprattutto come ci si arriva? Per rispondere a queste domande cerchiamo prima di tutto di capire in dettaglio dove siamo ora. Per migliaia di anni le persone hanno vissuto in un certo sistema statale che permette loro di vivere in società. E così questo sistema è passato da forme rigide e banali di dittatura a forme più sofisticate e oscure di governo, ma la sua essenza è rimasta la stessa. Adesso può essere descritto come una società consumistica. E per essere del tutto onesti, c'è un nome migliore: società parassitaria. La base di una società di questo tipo è un cittadino comune, un egoista comune che vuole che gli altri e la società nel suo insieme servano a tutti i suoi bisogni. Vivere solo per se stesso cercando di ottenere il massimo, o almeno di raggiungere un livello medio. Sì, forse per la specie sta cercando di fare qualcosa di buono, ma anche in questo si nascondono motivi puramente di consumo. Il desiderio di sembrare buono e gentile ha il solo scopo di ottenere l'approvazione degli altri, ma ciò non richiede che lo si sia davvero. Il consumatore è alla ricerca di un guadagno personale in tutto. L'idea di base è cosa può darmi la gente intorno a me e la società. E ora tutti noi viviamo in un modo o nell'altro in questo scenario. Questo si può vedere in quasi tutti i settori della nostra vita, in famiglia, nelle comunità, nei paesi, nell'economia e nella politica mondiale. In altre parole, gli esempi non mancano. Ma cosa c'è di sbagliato in questo? Vi state chiedendo, d'altronde è normale voler soddisfare le proprie esigenze. Sì, va bene, ma in che modo facciamo tutto ciò? Dopotutto, una tale visione del mondo porterà sempre a conflitti e miseria. Nelle famiglie si manifesterà nella forma di litigi e divorzi, nelle comunità in quella di discordia e tra paesi nella guerra. Nell'economia porterà all'impoverimento di interi settori della popolazione. Prestiti insolubili, condizioni di schiavitù, invidia e furti, fame per miliardi di persone e obesità per milioni di cittadini, oltre che atteggiamenti distruttivi verso la natura. E se guardiamo alla politica, qui vediamo un quadro interessante. Miliardi di persone, a causa della loro pigrizia e della loro riluttanza a partecipare alle decisioni sociali, trasferiscono la responsabilità del loro destino ad altri, cioè ai politici. I politici, essendo anch'essi consumatori, ma rendendosi conto che un pezzo della torta deve essere comunque donato, fanno false promesse e prendono il potere. Naturalmente, avendo la stessa visione del mondo degli altri, fanno di tutto per soddisfare solo i propri bisogni, ripagando gli elettori con l'elemosina. Il tempo passa e gli elettori annegano nelle critiche e nella condanna, perché le loro speranze di una vita decente sono andate distrutte e i nuovi politici si affrettano a sostituire quelli vecchi e il ciclo si ripete. Trasferiamo la responsabilità della nostra vita, della vita della società, ad altri. E non ci guadagnano solo i politici. Questi altri possono essere lo Stato, il datore di lavoro, i membri della famiglia e in generale chiunque ci circonda, ma non noi stessi. Ci viene insegnato a pensare che qualcuno dovrebbe venire a farci del bene, ma questo non accade nella realtà. Questa è solo la posizione del consumatore che non vuole assumersi responsabilità. Allo stesso tempo, la società dei consumi forma un'immagine ben precisa nella nostra mente, in cui l'intera società è un enorme supermercato,
creato esclusivamente a suo beneficio, di norma con il maggior vantaggio per sé e con perdite per gli altri. Ognuno tira la coperta su un fianco e alla fine si strappa. Di conseguenza, tutti soffrono i conflitti a diversi livelli. Le crisi, l'ingiustizia, l'ecologia, la povertà, la fame sono solo una conseguenza della nostra visione globale del mondo consumistico, che porta sempre alle guerre e all'autodistruzione. Aggiungete a questo i sempre crescenti disastri climatici globali e capirete se una tale umanità abbia un futuro. Le cellule tumorali vivono secondo questo principio e come questo processo finisca è cosa nota. A dire la verità, la scogliera è proprio davanti a noi, ma è possibile cambiare le cose. Un giorno, un gruppo di 50 persone ha preso parte a un seminario. Durante la lezione, il relatore si è improvvisamente fermato e ha deciso di condurre un interessante esperimento. Ha distribuito dei palloncini a tutti i partecipanti e ha chiesto a tutti di scriverci il proprio nome. Poi tutti i palloncini sono stati collocati in un'altra stanza, completamente riempita con palloncini dello stesso colore. Dopodiché tutti sono stati invitati ad entrare nella stanza e trovare il palloncino con il loro nome entro 5 minuti. La gente ha iniziato a cercare in modo scalmanato quella con il proprio nome. Tutti erano concentrati sul loro obiettivo. I partecipanti non facevano altro che prendersi a spintoni e in sala regnava il caos. Alcuni cominciarono persino a litigare e urlare l'un l'altro. Di conseguenza nessuno è riuscito a trovare la propria pallina in 5 minuti. Così il relatore ha offerto un'altra opzione. Ha raccomandato a tutti di cercare non la propria pallina, ma qualsiasi altra pallina con su scritto il nome di qualcuno e di consegnarla al proprietario. Dopo pochi minuti ognuno aveva in mano quella con il proprio nome. È così che va la vita. Tutti cercano disperatamente la propria felicità, spingendo e gareggiando, finendo per non trovare nulla. Ma non appena tutti cominciano a fare di tutto per rendere felici gli altri, la stessa felicità arriva invisibilmente a chi dona. Come diceva lo scrittore Dostoevskij, ciascuno è responsabile di fronte agli altri, di tutti gli altri e di tutto quanto. Allora, il nostro mondo può davvero essere un bel posto dove vivere insieme? Sì, è possibile, a condizione che tutti abbiano il desiderio di costruire insieme una società creativa. Ma per volerla creare bisogna prima capire di cosa si tratta. Quali sono i vantaggi? La peculiarità principale di una persona che vive in una società creativa riguarda il suo modo di pensare. Invece di pensare solo a se stesso, si pone costantemente un'altra domanda. Quali benefici posso dare alla società adesso, con il mio ruolo e con le mie possibilità? Una persona del genere si sforza di migliorare la vita di tutti coloro che gli stanno intorno. Ma questo non è un atto di sacrificio, perché in questo modo è di aiuto automaticamente sia a lui stesso che per l'intera società. Quello che si fa agli altri si finisce per farlo a se stessi. È una semplice verità. Inoltre il creativo cerca persone che la pensano come lui per unire le forze, ispira gli altri non con le parole, ma con le proprie azioni. Una persona del genere non cerca la colpa, non si aspetta che qualcuno risolva i suoi problemi. Non ha tempo per queste sciocchezze. Si assume la responsabilità e agisce per il bene comune. Non è la sete di profitto o di gloria che guida una persona del genere, ma la gioia e l'ispirazione derivante dal processo stesso della creazione. Chi ha fatto qualcosa in modo disinteressato e con cuore puro almeno una volta capisce di cosa stiamo parlando. Anche una sola persona di queste è capace di fare molto. E immaginate miliardi di queste persone in tutto il mondo. Allora, di che tipo di guerre, crisi e conflitti staremmo parlando? Sarebbero solo una pagina oscura della nostra storia. Aspetteremmo solo l'introduzione delle scoperte più avanzate prodotte dagli scienziati in tutto il mondo, lo sviluppo dell'energia verde, beni più economici, probabilmente anche case gratuite, cibo e abbigliamento di migliore qualità. E così in tutti i settori della società, ovunque si volga lo sguardo. Oggi, visti gli imminenti cataclismi globali, costruire una società creativa non è più un capriccio, ma una necessità vitale. Dopotutto, la società dei consumi non potrà sopravvivere con le premesse negative che ci sono oggi. Ma la società creativa ha possibilità di esistere. Ma cosa ci impedisce di far nascere una società creativa oggi? Chiunque sia andato al circo con gli animali probabilmente ha notato che dopo lo spettacolo l'elefante rimane legato ad un piccolo palo, martellato a terra, e non prova nemmeno ad andarsene. Ma perché un animale enorme, forte, capace di sradicare vecchi alberi, semplicemente non strappa il piolo e non se ne va? D'altronde ci vuole solo un piccolo sforzo.
Non accade perché l'elefante è stato addestrato fin da quando era bambino che non è in grado di farlo. Dopotutto, ci ha già provato molte volte e non ha funzionato. E ora l'elefante proprio non crede nella sua forza e rimane al suo posto, nella convinzione che l'intenzione rimane tale e non può andarsene. La nostra società, composta da quasi 8 miliardi di persone, assomiglia a quell'elefante, che attende passivamente l'elemosina del domatore, con la convinzione che oggi non sarà peggiore di ieri. E poiché è così, la prima cosa che dobbiamo fare sulla via di una società creativa è credere che ciò sia possibile. Allora dobbiamo cominciare a porci ogni giorno una domanda. Cosa posso fare personalmente in questo momento per gli altri, per la società nel suo complesso? E cominciare ad agire. Non devi andare ai raduni, urlare per strada e distruggere qualcosa. Questi sono tutti metodi che appartengono al sistema consumistico e non funzionano. C'è una bella espressione: costruisci qualcosa di nuovo e il vecchio si distruggerà da solo, per necessità. Costruiamo il mondo che abbiamo sempre sognato. E sai cosa c'è di buono? C'è già un movimento per costruire una società creativa e includere milioni di persone in tutto il mondo, che stanno realizzando vari progetti utili. Uno di questi si chiama Progetto Società Creativa. È aperto a chiunque voglia partecipare. Vi consiglio di dargli un'occhiata. Lascio il link in descrizione. Come penso voi già sappiate, la radice di tutti i problemi è a livello della nostra visione del mondo, perché non tutti sanno che è possibile vivere in un mondo più bello o semplicemente non ci credono. Quindi la cosa migliore da fare in questo momento è iniziare a raccontare a tutti apertamente della società creativa. Condividi questo video con tutti quelli che conosci e inizia a diffondere informazioni davvero importanti. Questo è il momento in cui puoi fare una scelta.